I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore, due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuelle, della tribù di Asser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo una festa molto antica. Essa veniva già celebrata nel IV secolo a Gerusalemme. Da principio
si chiamava Festa dell'incontro, o in greco Hepapantè. Questa festa si celebra a metà circa del cammino tra il Natale e la Pasqua. Essa sta tra loro come un ponte ed evoca un evento legato alla natività del Signore. Tale evento era già stato annunciato dal profeta Malachia nell'Antico Testamento e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Il legame con quel evento sorprendente è Maria, la madre di Dio. Lo confermano le parole del vecchio Simeone. Maria offre a Dio suo figlio e quell'atto annuncia già il suo sacrificio di lui sulla croce. Quale è dunque il pieno significato e la giustificazione della denominazione di festa dell'incontro data alla festa che oggi celebriamo? L'incontro tra il bambino divino e il vecchio Simeone simboleggia l'incontro dell'Antico con il Nuovo Testamento, l'incontro della profezia con il loro compimento, l'incontro di Dio col suo popolo. Tale incontro dice altresì in maniera simbolica che Dio prende tra le sue braccia l'umanità che era fuggita da lui, la prende nella Chiesa e nel Santuario del Cielo. La presentazione del Signore avviene nel Tempio di Gerusalemme, in un luogo del Tempio che era detto il Santo dei Santi. Si trovava l'Arca dell'Alleanza, ossia lo scrigno in cui erano custodite le tavole dei 10 comandamenti di Dio. Tutto ciò indicava la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ma accade che il bimbo divino, Cristo Gesù, cambia tutto. Lui stesso è il vero Tempio di Dio. Egli, col suo corpo, la sua anima e il suo spirito, è la vera presenza di Dio, il vero Santo dei Santi. Gesù Cristo nel Tempio viene riconosciuto quando si presenta come la presenza definitiva di Dio tra gli uomini. Fratelli e sorelle, quando andiamo in adorazione dinanzi al Santissimo, noi entriamo alla presenza di Dio stesso. Adoriamo il suo corpo, la sua anima e la sua divinità. Di più, siamo chiamati come Lui a diventare Tempio di Dio.
Paolo ci ammonisce severamente. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Già da migliaia di anni la festa odierna porta il nome di Candelora, ossia festa dei cerri. Tale denominazione deriva dalla processione che si dirigeva verso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. I partecipanti alla processione portavano dei ceri, ma il cero autentico è la Beata Vergine Maria. Il Santo Papa Giovanni Paolo II diceva che lei è il primo ostensorio vivente, ma anche il candelabro che porta la luce del mondo, secondo le parole del vecchio Simeone. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Fratelli e sorelle, Gesù è la luce. Egli ci illumina con la sua luce, che è la conoscenza di Dio che è amore, misericordia, giustizia e pace. Quando Gesù scompare dalla nostra vita, allora si spegne la sua luce nei nostri cuori e noi ci immergiamo nelle tenebre. Lo conferma l'Evangelista San Giovanni. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Donare a Dio la propria vita, offrire la propria vita al Signore, questo è il fondamento della vita consacrata. Per questo oggi celebriamo anche la giornata della vita consacrata. Questa giornata fu istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1997 per darci l'opportunità di riflettere più approfonditamente sul dono della vita consacrata a Dio. Maria ha offerto a Dio il dono più grande che aveva ricevuto, il suo figlio Gesù Cristo, e nel medesimo tempo ha anche offerto se stessa. Questo fanno le persone consacrate. San Giovanni Paolo II spiegava: la vita consacrata, profondamente radicata negli esempi e negli insegnamenti di Cristo Signore, è un dono di Dio Padre alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito. Con la professione dei consigli evangelici, i tratti caratteristici di Gesù, vergine, povero ed obbediente, acquistano una tipica e permanente visibilità in mezzo al mondo, e lo sguardo dei fedeli è richiamato verso quel mistero del regno di Dio che già opera nella storia, ma attende la sua piena
attuazione nei cieli. L'altro ieri, domenica, qui a Međugorje, abbiamo accompagnato con grande gioia i nostri giovani membri della gioventù francescana che durante la Santa Messa hanno fatto o rinnovato le loro promesse di seguire Gesù. Nel territorio della parrocchia vivono molte persone consacrate. Qui è la Chiesa oggi. Molti membri di comunità, di fedeli e di congregazioni religiose, tutti insieme, essi mostrano e testimoniano la ricchezza carismatica della vita della Chiesa, del vivere con Gesù, mediante Gesù e per Gesù, che è la luce del mondo, il Figlio di Dio e il Figlio di Maria. Amen.